Ormai siamo vicinissimi all'arrivo del primo trailer di GTA 6, finalmente. Rockstar ha postato il primo artwork ufficiale con la data, 5 dicembre, poco meno di un'ora fa da quando ho iniziato a scrivere questo piccolo video. E la cosa più incredibile di questi momenti, anche se si passano davanti ad uno schermo, è la sensazione di unione che ci può dare un videogioco o anche una passione in generale. E ho deciso di fare questo video perché alla fine questo canale è anche un po' un diario personale dove mettere quello che mi va, e dunque ho pensato di celebrare momenti come questo. Passare le ore sulle pagine dei vari forum per leggere i commenti dei ragazzi nelle community che aspettano un determinato videogioco è un'esperienza veramente rinvigorente, secondo me. Se è una cosa che ti appassiona, riesci anche a tenerti sveglio. E poi, quanto è bello mandare messaggi agli amici e hyparsi insieme a loro. Vale per qualsiasi videogioco, anche se io qui parlo di GTA in particolare. Perché con i miei amici siamo cresciuti, ci abbiamo giocato insieme e ne abbiamo atteso insieme ogni singolo capitolo fin dai tempi della PS2. Questo rituale dell'hype per me è qualcosa di quasi sacro, oserei dire. Non solo per quello che il videogioco rappresenta, ma perché è un momento di condivisione, di gioia e anche di dolore, finché effettivamente non si arriva a qualcosa di concreto. Quante volte in una determinata data si aspettava un determinato annuncio per poi rimanere prontamente delusi a mani vuote? Così mi è capitato diverse volte sul GTA Forum per Red Dead Redemption 2, ad esempio. Tanta speranza, tanta delusione, ma anche tanta gioia alla fine, perché quella poi è arrivata. Soprattutto per quello che poi è arrivato sugli scaffali e nelle nostre case. Sono questi periodi che per un appassionato diventano preziosissimi, si accende la scintilla, o per meglio dire la fiamma della passione. Però non è tutto oro quel che luccica, perché sì, vivere l'hype è una cosa molto bella, ma non ci si deve mai far prendere la mano, farsi condizionare dal marketing basato sull'hype. Perché troppe volte ci si lascia prendere dalla smania, dal desiderio di possedere quel gioco, che sappiamo che prima o poi arriverà. E la nostra mente diventa facilmente suscettibile a questo tipo di pubblicità, a questo tipo di marketing. Le case di sviluppo vorrebbero che noi predestinassimo da subito il gioco, come se le copie di quest'ultimo fossero limitate e potrebbero non bastare per tutti. E la gente si riversa sui siti e nei negozi vari per seguire questo processo che, francamente, dopo tutti questi anni ho imparato a non seguire più. L'ultimo gioco preordinato da me fu Red Dead Redemption 2, ma solo perché avevo vinto una copia di Need for Speed Payback in un contest e siccome non me ne sarei fatto niente, l'ho dato indietro. Capisco comunque chi preordina per avere la limited edition dei videogiochi per puro collezionismo, ma troppe volte negli ultimi anni ci siamo schiantati contro il muro della realtà poi, dopo anni ed anni di cultura dell'hype a servizio del consumo. Il caso più clamoroso, lo ricordiamo tutti, fu Cyberpunk, qualche anno fa, che arrivò sul mercato in uno stato impresentabile, con le testate giornalistiche che erano anche entusiaste di quanto provato, e affermando che le versioni old gen addirittura erano anche piuttosto stabili. Bisognerebbe essere più sensibili verso determinati argomenti, senza però togliere il divertimento da momenti come questo. Bisogna essere dei consumatori consci per far prendere all'industria una direzione migliore, perché non ce ne rendiamo conto molte volte, ma il potere è in mano a noi, in mano a noi consumatori. E questo vale non solo per i videogiochi, ma per tutto nella vita. Quando si dice che l'unione fa la forza. Perciò viva l'hype, viva i videogiochi e godiamoci questi momenti. E ci vediamo presto per discutere un po' di GTA 6. Grazie ancora e ciao.